dopo mi sono trasferito qui e ho studiato particolarmente scienze naturali e lì sono diverse scoperte parecchie importanti, cioè, non per vantarmi, però erano veramente delle gran belle tanta roba. E infatti sono mie la scoperta del radar dei pipistrelli, la scoperta del dell'uso, cioè dell'uso, arrivo. La scoperta del sangue che viene pompato dal cuore. Fino a quel momento si pensava che il cuore fosse tanto un organo che fosse lì giusto tanto per, ma non faceva nulla. E io ho scoperto che effettivamente qualcosa faceva, e faceva qualcosa di veramente importante. Ho anche confutato la teoria della generazione spontanea, ovvero che si pensava fino a quel momento che da un oggetto inanimato potesse nascere qualcosa, ma cavolate, cioè parole povere, cavolate. È un furgone, stringiamo. E infatti ho confutata prendendo dei barattoli, mettendoci dentro degli infusi, e ho tappato alcuni di essi fondendo il tappo al vetro, ad altri soltanto lasciandolo, coprendolo senza chiuderlo ermeticamente. Ho scoperto così che alcuni di questi barattoli si intorbidivano e che quindi nascevano dei microorganismi, negli altri invece no. Perciò ho confutato questa teoria, infatti è l'aria che arrivando su queste sostanze inanimate genera microorganismi. Ora ve ne racconto una. Quei simpaticoni dei miei colleghi, quando io stavo facendo un viaggio verso Costantinopoli, mi hanno accusato di un furto commesso qui in università, e dopo un anno sono riuscito a cavarmela e sono riuscito a far crollare queste calunnie. E gliel'ho fatta pagare, ma lo scoprirete tra poco. Io direi che ho finito e ho molto apprezzato che molte persone siano venute a vedere la mia sconfinata modestia, e vi saluto con detto ciò. Allora.